Non scegliere il rosso. Non indossare quello rosso. Non scegliere il rosso. Questa è la dimora della famiglia Shadoglu. Ha esattamente 14 stanze e 4 cortili. Molti la ammirano come un palazzo reale. Ma per me è una prigione. Io qui ci sono nata. Ma questa villa non è mai stata casa mia. Non sono mai stata la bambina di casa, soprattutto per mio nonno. Mio nonno lassù non mi ha mai voluto bene. In questa villa sono sempre stata la mucciosa da scansare o da deridere. E ancora oggi è così. Per questo sognavo di essere l'uccellino di una fiaba che mi raccontava sempre mia madre, per poter volare via, lontano. Mavi, eccomi tesoro. Oh, cucciolo mio. Fuggiamo, scappiamo via, eh? Scappiamo da questa prigione, che ne pensi? Poi, aspetta. Shh, Mavi, ci sentono. Non dobbiamo farci scoprire. Ma ormai non sono più una bambina. Un giorno non lontano volerò via. E troverò la mia casa. Aspetto soltanto un miracolo. Qui nessuno ci crede. Ma so che prima o poi succederà. Per questo prego ogni giorno. Non sarò sola. Qualcuno salverà anche me. Ne sono certa. Come sono certa che il mio sogno si realizzerà. Come l'alba di un nuovo giorno. Prima o poi anch'io risorgerò. Il mio miracolo avverrà. So che lui mi sta cercando. Oh, oh. Vieni. Guarda che vista fantastica, Mavi! Anche a te piace, non è vero?
sono qui che aspetto, perché so che lui è da qualche parte a cercarmi. Prima o poi mi troverà e mi porterà via da qui. Dobbiamo tornare a casa. Il sole è già alto. Come? Vuoi rimanere qui? Non preoccuparti, ci torneremo. Se a casa non ci trovano, siamo spacciati. Il nonno mi dirà... Dov'eri finita, mocciosa, che non sei altro? Non ricordo di averti dato il permesso di andartene in giro. Forza, siamo in ritardo. Andiamo. Vuoi che ti racconti di nuovo la sua storia? C'era una volta un uomo dagli occhi azzurri chiamato Azar. Era un uomo molto malvagio. Talmente malvagio che un giorno uccise il padre di un bambino e rapì sua madre portandola via per sempre. Voleva quella donna soltanto per sé. Ma quando lei oppose resistenza, la uccise senza alcuna pietà. Morta anche la madre, il bambino si ritrovò solo ad affrontare le insidie del mondo. Quel mostro, con le sue crudeli gesta, gli strappò giorni felici da trascorrere con la madre, il padre e i fratelli che non ebbe mai. Quell'uomo così malvagio aveva un cognome importante. Shadoglu! Ti prometto che quando sarò grande ucciderò quell'uomo, nonna! No, tesoro mio. Non devi ucciderlo. La morte pone fine alle sofferenze, mentre lui meriterebbe di soffrire ogni giorno della sua vita. Dovrai infliggergli una pena ben peggiore per vendicare tua madre e tuo padre. Spuntare così all'improvviso. Per poco non la investivo. Va tutto bene? Signorina. Rayan Shadoglu. Mi senti? Apri gli occhi. Coraggio. Svegliati!